come tu. Non mi pare nessuno come tu. Non mi sono queste. Le mani insanguinate nel Macbeth in relazione a, sostanzialmente, a Lady Macbeth, che riconosce le sue mani identiche a quelle del marito di Macbeth, sono anche il simbolo condiviso di qualcosa che è commesso. È la forma arcaica di una colpa, la macchia, quasi l'espressione mitica della colpa, ancor prima di un ragionamento sulla colpa. Dottore, buttala ai cani la tua medicina. A me non serve. In Macbeth le tre donne riassumono tutta la tragedia, non sono le tre streghe. Sarebbe troppo semplice mettere in scena tre donne e affidare a loro tutto il peso della tragedia facendolo passare dalle tre streghe. In realtà sono la parola all'interno della quale Macbeth inciampa, ma Macbeth è l'uomo. È il destino di ogni uomo, portare un desiderio. In primo luogo è il destino di ogni artista, avere un desiderio. Ferma, ferma! Non sei privo di ambizione. Ambizione? Acceca le pupille. Questo desiderio è innegabilmente bello, ma brutto al contempo. Separa e divide chi porta un desiderio al punto che la catarsi si realizza nel momento stesso in cui l'opera si compie. La catarsi non è la liberazione da Macbeth, da colui che ha usurpato il potere, ma la catarsi è la condivisione con il bello e il brutto insieme. Quindi sin dall'inizio è un'opera catartica.